Verona, sede della manifestazione più importante del mondo di mercato di import-export del vino, che è Vinitaly, 50° anniversario. Nei numeri, praticamente quest'anno la facciamo da padroni a livello mondiale. Noi dobbiamo entrare nel dettaglio, uno speciale lo faremo poi naturalmente nei prossimi giorni, e noi siamo insieme a Cristina Martelli, la segretaria generale della Camera di Commercio. Perché? Perché quest'anno la Toscana è egemone dal punto di vista del numero degli espositori, 740 espositori su 4.000 parlando di tutto il mondo. Pisa fa la sua bellissima parte con 18 espositori aggregati con la Camera di Commercio, 30 in totale. Stanno per conto proprio, ma hanno avuto comunque il benefit a suo tempo negli anni di affidarsi alla Camera di Commercio, che mi permetto di dire fa un po' da nursery nei confronti delle aziende vinicole. Ma nei numeri quest'anno l'Italia ha segnato il record in assoluto in esportazione. E Pisa? Anche per Pisa è così. Guardavamo i dati dal 2000 al 2015, abbiamo quasi raddoppiato le esportazioni di vino. Siamo arrivati a quasi 50 milioni, 45 milioni di valore delle esportazioni verso tutto il mondo, prevalentemente gli Stati Uniti la fanno da padrone. Quest'anno la crescita è stata dell'8,2%, uno dei pochissimi settori in provincia di Pisa che non ha conosciuto segni negativi anche in questi lunghi anni di crisi. E il settore sta crescendo, le aziende nostre sono arrivate sui mercati internazionali negli ultimi anni, ma si stanno distinguendo per una qualità molto alta. Non sono ancora marchi noti a livello del grande pubblico, ma per gli intenditori ci sono delle realtà veramente interessanti. Quindi chi è il Vinitaly ci venga a trovare al padiglione 9, e chi è in Toscana si programmi di fare un giro in provincia di Pisa, perché ci sono tante aziende che meritano di essere conosciute. Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, 18 aziende accompagnate mano nella mano, e il sorriso finalmente per un presidente della Camera di Commercio è poter dire che almeno un settore dell'economia della provincia di Pisa traina, tira e guadagna i suoi punti dal punto di vista anche del mercato delle esportazioni. Sì, bisogna dire che il mercato del vino sta andando abbastanza bene, anche chi esporta ha un buon successo. Tra l'altro noi portiamo spesso le nostre aziende in giro per il mondo, l'ultima che abbiamo fatto prima di questa è stata a New York nel mese di gennaio, e vediamo ovunque andiamo un buon ritorno di soddisfazione anche per le imprese.